Ciao a tutti e ben ritrovati in questa fantastica avventura, altresì nota come 100 Baby Challenge, ma in compagnia del nostro Santissimo Daddy. Perché Santissimo? Perché? Voi sopportereste 100 bambini? E 100 partner? Ed almeno la metà di parti? Ecco appunto. Siamo arrivati a quota soltanto 11 figli e Daddy ancora regge abbastanza bene la pressione. Io un po' meno, soprattutto ogni volta che apro il calendario dei compleanni in arrivo. Ricapitolando, la nostra prole che segue rigorosamente l'ordine alfabetico. Apollo, Birra, Caridad, Dior, Eminflex, sì il nome qui va letto per intero, Fru Fru, Gigi, Halley, I peli del gatto, anche qui va letto per intero, Jaylin e Calcom. Mentre il o la o i o le bebè l è o sono qui ci vorranno ancora 2 trimestri. Quindi nell'attesa vediamo come possiamo progredire con la challenge. La torta è pronta con le candeline ed è già nel frigo, intoccabile almeno per i prossimi 5 o 6 compleanni. Jaylin si è accampata nella tenda. Magari conviene che vada a letto, no? All'inizio, quando erano ancora 3 o 4 bebè, Daddy aveva l'abitudine di leggere a tutti la fiaba della buonanotte. Ma la favola della buonanotte è compito di Daddy, prima Birra e poi Apollo. Ora già è tanto se arrivano all'età da bambini tutti interi. Ecco, ho fatto venire l'incubi horror a Jaylin. Dai, puoi giocare con le Barbie di notte per compensare. Nel frattempo Halley sta morendo di fame. Ma come sta andando a scuola lei comunque? Ha 8 di media. E per l'eccellenza ha bisogno di portare un'abilità a livello 4. Non ha nemmeno fatto i compiti ancora. Fru Fru è stato ovviamente mosso dai pianti di Jaylin e ora è costretto a leggerle la favola della buonanotte. Nel frattempo anche Gigi è sveglio. Anche lui è alla media dell'8 ed esattamente come Halley è molto indietro con l'abilità. Magari lo facciamo lavorare su un progetto scolastico. E a proposito di progetti, ci mettiamo anche Fru Fru di lavori scolastici forzati, così, per solidarietà. E perché no, anche Halley allora. Mentre i peli, dato che ha già completato i compiti ed è diventata anche bambina da poco, si può permettere di giocare sulla Jungle Gym. Ma solo per un giorno, eh? E addirittura Fru Fru, in completa autonomia, ha completato un progetto e ne inizia un altro. Allora, è primavera, ma fra un po' inizia a nevicare. Ora immaginate in sottofondo il ritornello di una famosissima canzone trash dei primi anni 2000. If you know, you know. Daddy nel frattempo si è svegliato e sta pensando al piccolo Calcom. Ma qui è vietato perdere tempo. Ha conosciuto infatti Oliana, un'altra Townie, ed è arrivato il momento di consolidare il rapporto con del fichi fichi con secondi fini. Soprattutto se i figli sono tutti fuori campo, ossia a scuola. Magari Oliana finalmente si fa conquistare nel giorno dell'amore. Sembrerebbe di no, ma non è che ha interessi di fichi fichi non in linea con la nostra sfida? In poche parole, non è che Oliana è proprio interessata a Daddy? Chiediamoglielo. Ma scusa, ma è del mestiere questa? Vabbè, basta, abbiamo capito che questo fichi fichi non sa da fare. Meglio che va a lavorare, dai. Pensiamo alle cose serie, dai, visto che con Oliana non va, chi sarà il prossimo candidato o la prossima candidata? Easy lo possiamo mandare via dal club.
che ne dite di Vanessa? Oppure Ottavia, che è la moglie di Thor nonché padre di Halley? Sì, dai, ci sta tutto in famiglia. Poi ci aggiungiamo anche un aiuto extra per le interazioni romantiche con i punti club, che male non fa. Ora ritorniamo all'argomento tabù, i compleanni. Oggi è il compleanno di Calcom. Domani è il compleanno di Fru Fru. E a seguire è il compleanno di Jaylin. E poi a seguire ancora è quello di Halley. Poi mercoledì direttamente sarà il compleanno di Peli e Gigi. E quest'ultimo, almeno una buona notizia, diventerà un adulto finalmente. Prima di organizzare le prossime feste di compleanno, dobbiamo assolutamente cambiare la disposizione della cucina, altrimenti è sempre impossibile raggiungere il frigorifero, soprattutto se vi è qualcuno impegnato nella preparazione di un pasto o nello spegnimento delle candeline. Innanzitutto invertiamo frigo e cucina, poi magari possiamo anche iniziare ad utilizzare questi soldi, no? Vediamola un po' più carina questa cucina. Mettiamo una cappa, qualche mobiletto in più che senz'altro non faranno male. E perché no, dai, anche qualche tenda. Qui facciamo finta che siano di quelli a scorrimento, dai. No, Fru Fru sta lavando i piatti. Ma questi bambini sono troppo responsabili. Lui sta lavando il pavimento. I peli sta lavando le mani. Non so più come fare. Ok, vediamo se sono ancora responsabili con un altro toddler in casa. È arrivato il momento di far crescere Calcom. Tratto. Tra 3, 2, 1. Accattivante! Ah no, non riusciamo a vedere se hai capelli rosa come la madre. Quindi cambiamo subito l'outfit, che è una questione di vita o di morte. Ma è biondo. Stai forse confermando la teoria secondo cui Miko ha fatto la tinta? Sono finti! E ora sta interagendo con la sorella toddler, Jaylin. Magari visto che Jaylin cresce di lì a poco, ma che è a un passo da raggiungere il livello 2 di potty training, facciamo un piccolo sforzo e glielo insegniamo, così che Calcom può iniziare ad apprendere qualcosa. Ed infatti livello 2 raggiunto per Jaylin e Calcom può osservare ed imparare. Ma al 3% soltanto. Ok. Oggi è il compleanno di Fru Fru, che ricordiamo è un adolescente. Mentre Daddy è al terzo trimestre... Oh no! È già a fine gravidanza! Ok, quest'ultimo trimestre è volato. Quindi se uniamo la gravidanza al termine e il compleanno, ci sono altissime probabilità che un bebè L nasca nel bel mezzo della festa. Quindi organizziamo la festa per vedere se succede anche questa volta. Invitiamo Penny, la madre di Fru Fru, che non è più Pisas. È la fine di un'epoca. E poi? Sono tutti anziani, aiuto! Va bene. Festeggiamo Fru Fru che ha ereditato perfettamente il mood dei festeggiati in casa Daddy, la tristezza infinita. E nel giardino ovviamente diventa grande. Terzo tratto tra 3, 2, 1, ambizioso. Quanto all'aspirazione, puntiamo sulla conoscenza. Sim rinascimentale. E ancora l'acne dell'adolescenza, ma non importa, tanto va a vivere con la madre. Oh. Ora. Ciao Fru Fru! Quindi ritorniamo alla quotidianità di bambini e pancioni.
Ma lei chi è? Brittany Bida? Ma sarà per caso la figlia di Jasminder? La fantasma? La partner potenziale morta nella nostra piscina? Non interveniamo. Lasciamo che sia il destino a decidere per Jess. Ha già cambiato colore? E il destino, infatti, ha scelto. Dobbiamo assolutamente vedere se la maledizione continua. No, no, Jaylin, bella di papà, no, non disturbare che papà sta lavorando, dai. Ok, continuiamo ancora. E poi va via, ma va benissimo così. Appena Elle sarà parte della famiglia, io e te ci rincontreremo, mia cara. È una promessa. Ecco, sicuramente abbiamo riscontrato la maledizione del genitore 2 che non legge le regole. Anche Izzy si è legato sentimentalmente. Quando abbiamo espresso le nostre volontà sin da subito. Quindi no e ciao. E per cortesia, lasciaci cucinare in pace. Per un attimo ho pensato stesse cucinando l'ennesima torta di compleanno. E invece no. Però in compenso livello 10 di cucina. Spettacolo, Daddy! E anche nel teletrasporto, vedo. Ed è anche iniziato il travaglio, finalmente. Quindi andiamo in ospedale con la nostra fan numero 1, Supriya. Il nome suggerito in onore del nostro mod è Luca, ma è una femminuccia. Quindi ora sarà Lucia, ma nulla toglie che appena possibile possa diventare Luca come deciso. Ma sì, Daddy, rimetti il camice che tanto tra poco servirà di nuovo. Questo episodio termina qui. Grazie mille per aver guardato il video. Vi ricordo che il prossimo episodio sarà trasmesso in diretta sul sito Viola, quindi venite a trovarmi anche di là per costruire insieme a me le avventure di Daddy. Alla prossima, bella gente! PS Amy Flex, ma la torta non doveva essere intoccabile? Spero proprio che non sia l'inizio dello spin-off 100 Baby Challenge, la rivincita dei figli.